un nuovo appuntamento a Ceneda con il fotografo Renato Vettorato. A un anno dalla scorsa mostra che ha riguardato Ceneda e i senedesi, questa volta invece protagonisti sono i vittoriesi. Un'altra mostra fotografica che animerà la comunità vittoriese con una selezione di scatti. Ci racconti com'è nata l'idea di fare questa mostra dedicata ai vittoriesi? Beh, ovviamente l'idea è nata a seguito della mostra dell'anno scorso, perché c'è stato un grandissimo afflusso, tantissime persone, e mi hanno chiesto di continuare su questa strada. Mi sono messo all'opera subito a novembre dell'anno scorso, ho cercato con tanta fatica, devo dire la verità, alcune foto, ne ho trovate 125 e che sono esposte in 104 praticamente pannelli in questa bellissima mostra che spero abbia successo anche quest'anno. L'arco temporale di queste fotografie più o meno qual è? Beh, l'anno scorso era gli anni 50-60, quest'anno ho aggiunto anche l'anno 70, pertanto avevo 30 anni di arco temporale. Vediamo tantissimi volti, i personaggi che hanno fatto anche la storia di Vittorio Veneto. Come è stata fatta anche la selezione? Beh, la selezione ovviamente è stata fatta sulla base delle foto che ho ricavato. Io mi aspettavo di avere più risposte da quanto mi dicevano l'anno scorso, però purtroppo la gente ha i suoi impegni, promette e poi magari non mantiene. Però abbiamo trovato dei bellissimi personaggi, abbiamo trovato nel campo del ciclismo, dello sport, dello spettacolo, perché quest'anno ci sono i San Giacomesi, tanto per dirne una. Ci sono poi dei politici, nel senso degli amministratori della città, che hanno ricevuto personalità politiche molto importanti, dal presidente Bertini, ad Aldo Moro e tanti altri. Ecco, quindi tante personalità, dicevamo. Sarà bello trovare anche i vittoriesi che si riconosceranno nelle foto. Sì, in effetti l'anno scorso c'è stata un'affluenza molto importante proprio perché la gente ha avuto questa grande curiosità di ritrovare i parenti, gli amici, i nonni. Questa è la stessa cosa in pratica. Abbiamo delle foto veramente probabilmente mai inedite, diciamo, che non sono mai state pubblicate. Qual è lo scatto che le piace di più? Beh, ecco, dire lo scatto che mi piace di più è un po' difficile. Ce n'è uno in particolare ed è la vecchia via Roma degli anni 50, dove ora c'è, faccio un po' di pubblicità in questo caso, la pizzeria 128. Dentro si vede in un bellissimo scatto seppiato, si vede il proprietario del locale fuori in attesa dei clienti, in una luce molto bella notturna. Questa mostra è stata resa possibile grazie al contributo di tanti attori. Beh sì, soprattutto di chi mi ha dato una mano economicamente, perché fare una cosa del genere non è facile, ci vogliono dei soldi, io poi abito a Treviso, bisogna che venga su avanti e indietro, come si suol dire, da Treviso a Vittorio, e grazie a questi benefattori, chiamiamoli virgolettati, è stato possibile creare questa mostra, perché purtroppo senza soldi non si fa più nulla al giorno d'oggi. E questa mostra vede la collaborazione anche dell'associazione Ceneda, così come quella dello scorso anno. Se dovessimo invitare i vittoriesi, perché venire a vedere questa mostra? Perché è un ritratto della città degli anni bellissimi, dove io praticamente abitavo fino al 62 che a Vittorio, e sono stati anni molto importanti del dopoguerra, anni rampanti, diciamo così. E devo ringraziare appunto Aldo Bianchi che mi ha sempre la possibilità di esporre in questo bellissimo posto, in centro, non proprio in centro a Vittorio, ma comunque a Ceneda, ok? La mostra, ospitata nella rotonda di Villa Papadopoli, sarà aperta fino all'11 novembre.